quindi così. Aspetta, mi sposto un attimo perché sennò non vedo la porta. Se no non vedo la porta. Qui onde accende il nulla. Sì, sì, lo puoi dire, lo puoi dire, vai. Mandalo via lui, buttalo fuori. Va bene fatto adesso. Buttalo di sotto. Sto mandando, grazie. Un secondo se lo do. Lo tieni più vicino possibile, lo vedi sempre come fare. E poi lo lasci sempre fare, poi lo lascio al momento giusto e cerca di pigliare via per benino senza emozionare. No, no. E ti fanno una roba, mettigliela lì dietro. Settima giornata di campionato di pallamano Serie A. Si affrontano Ambra Poggio a Caiano e Terraquila Carpi. Formazioni che vengono da, per quanto riguarda il Carpi, non è mai stato sconfitto, 5 vittorie consecutive. Per quanto riguarda invece l'Ambra, purtroppo c'è stata una sconfitta e 4 vittorie per i poggesi. Ma vediamo alle formazioni per quanto riguarda l'Ambra: Munda, Trinci, Morini, Di Marcello, De Stefano, Dei, Maraldi, Carmignani, Ballini, Giorgevic, Mannori, Benelli, Faggi, Chiaramonti, allenatore Morlacco. Per quanto riguarda la Terraquila Carpi, i portieri Malavasi e Di Marcello, poi Vaccaro, Di Matteo, Pieracci, Giannetta. Intanto la prima azione per i padroni di casa: Molina, Beltrami, Carrara, Ceso, Opalic, Zobali, Bearevic e Basic. Intanto il Carpi è in azione offensiva, in avanti la formazione emiliana che manovra con il numero 18 Carrara. Carrara per Pieracci, poi ancora Pieracci, giro palla per gli ospiti, provano il tiro, Fiacco che non va a buon segno. Di nuovo azione offensiva del Carpi che ha recuperato palla. Intanto c'è un fallo dell'Ambra. Ancora in avanti la formazione emiliana, prova di nuovo il tiro, anche in questo caso un tiro Fiacco da parte degli ospiti, che però hanno ancora l'azione di attacco nelle proprie mani. Riprende il gioco il Carpi. Di nuovo giro palla, prova il tiro da lontano che si spenge però sulla traversa. Avanti adesso la formazione di casa dell'Ambra che manovra. Abbiamo Ballini che gira la palla per Maraldi, palla all'ala Dei, di nuovo Ballini, ancora Faggi. Faggi cerca di accentrarsi, preferisce la soluzione per il compagno. Ballini prova il tiro, fuori bersaglio però.
Quindi quando siamo al terzo minuto ancora le due squadre sono ferme sullo 0-0. Intanto fallo in avanti del Carpi, riparte l'Ambra, intanto cartellino giallo per Chiaramonti, palla per Carpi che prova a costruire di nuovo un'azione offensiva. Vaccaro, poi Di Matteo, la palla a Carrara che manovra da posizione di centrale, poi Pieracci, ancora scambio Pieracci-Carrara, palla di nuovo a Carrara che tenta di filtrare per il pivot ma la palla esce. Azione d'attacco comunque ancora in mano al Carpi, perde palla, possibilità di contropiede per l'Ambra Poggio Caiano, fallo da parte del Carpi, vediamo quale giocatore a terra, cartellino giallo per il numero 23 Bearevic. Riprende il gioco il Carpi con Di Matteo, intanto azione di pulitura del campo, riprende il gioco con l'Ambra in avanti, giro palla per la squadra locale, Ballini, poi Faggi, fermato il giocatore dell'Ambra Poggio Caiano, di nuovo prova a ripartire l'azione per l'Ambra, al 73 Faggi, Dei, tentativo di penetrazione di Di Marcello, fallo, fallo del Carpi. Intanto sentiamo l'entusiasmo del pubblico locale, rigore quindi per l'Ambra sul dischetto Maraldi che potrebbe segnare la prima marcatura della partita. Maraldi contro Malavasi e segna, prima rete dell'incontro, Maraldi, Ambra 1, Terrapira Carpi 0, primo marcatore Maraldi. E siamo già al sesto minuto, intanto tentativo di penetrazione in aria da parte del Carpi che riprende l'azione, fa girare la palla, sempre Pieracci, tentativo di accentramento di Pieracci, commette fallo. Di nuovo azione offensiva per il Carpi che prova il gioco in velocità e va a rete con il numero 18 Carrara, quindi pareggio del Carpi con Carrara e siamo al settimo minuto, di nuovo azione offensiva per l'Ambra Poggio Caiano che manovra, Ballini, poi tentativo di accentrarsi del numero 19 Giorgevic, fallo del Carpi, riprende il gioco, ancora in avanti l'Ambra Poggio Caiano che fa di nuovo girare la palla, tentativo di tiro da parte del numero 17 Ballini, tentativo che non va a segno,
Azione, palla che viene ripresa in mano dal Carpi, che va a segno con il numero 24, Basic. Quindi in questo momento 2-1 per il Carpi, che si porta in vantaggio all'ottavo minuto. Vediamo cosa saprà fare l'Ambra. Prima ricordavo un po' i risultati e la situazione di classifica delle due squadre. E intanto pareggio per l'Ambra Poggio Arcaiano. Pareggio per l'Ambra Poggio Arcaiano. Siamo, ricordiamo, all'ottavo minuto, il risultato è di 2-2. Di nuovo in avanti il Carpi che si muove con Carrara, tentativo di penetrazione e va a segno. Carpi che va a segno, credo, con il pivot. Quindi in questo momento il risultato è di 3-2 quando siamo arrivati al nono minuto di questa gara. L'Ambra di nuovo giro palla, velocizza il gioco, tenta il tentativo di passare al pivot, non è andato a buon fine, perde palla quindi l'Ambra. E per noi l'ultimo che l'ha fatto, chi l'ha fatto l'ultimo per noi? Sì, no, quello l'ho visto, quell'altro. Andava talmente veloce che... Vai. Riprende la gara con la palla in mano al Carpi, fa girare la palla la formazione emiliana, ancora in avanti il Carpi, Pieracci per il numero 23 Bearevic che va a segno, 4-2 per il Carpi con Bearevic. Siamo quasi al decimo minuto e la corazzata Carpi si è già portata sul più 2, primo break quindi per gli emiliani. Dicevo che gli emiliani arrivano a Prato con 5 vittorie consecutive, mentre l'Ambra ne ha fatte 4 su 5 partite disputate. Ricordiamo anche che per quanto riguarda la formazione rosso-bianca, bianco-rossa come preferite, ha un'assenza importante, si tratta dell'ala destra nazionale, e intanto va di nuovo a segno con il numero 18 Carrara, va di nuovo a segno il Carpi, che si porta addirittura sul 5-2. Carrara, siamo al decimo minuto e 30 secondi. E di nuovo manovra l'Ambra con Maraldi, poi Faggi. Ruba palla il Carpi. Tentativo non riuscito, ci aveva provato Vaccaro. Di nuovo l'Ambra che può attaccare, per
contrasto in avanti con Georgevic, prova il tiro il numero 73 Faggi, che però non va a segno. Emiliani di nuovo in avanti, tiro da lontano del Carpi che va di nuovo a segno con Carrara, 6-2 il risultato quando siamo all'undicesimo minuto del primo tempo. Non è partito bene il Prato, ma ricordiamo comunque che il Carpi è una squadra costruita per poter puntare alla vittoria del campionato, quindi insomma è prevedibile che sarà dura per la formazione locale, che intanto fa girare palla, la palla in mano a Maraldi che cerca di accentrarsi ma viene cinturato dalla difesa avversaria, tentativo di sottomano del 73 Faggi e contropiede, va a segno Giannetta. Sì, io ti faccio scendere. Sì, ma dovevi dirlo time out. Ah. Time out per Carpi. Va bene, no? Che ho fatto radio cronache tanti anni fa, telecronache non l'ho mai fatto. Radio Cronaca, tu puoi dire anche qualche bischerata, tanto non ti vede nessuno, capito? Che altro è il gioco talmente veloce che riuscire... Sì, te mi fai cenno, vai. Quando fischia l'arbitro io riparto, sempre il fischio. Aspetta un attimo e comincia, proprio il fischio. Terminato il time out. Ma l'avevo sentito. Terminato il time out, palla in mano all'Ambra, appoggio a Caiano che purtroppo dopo solo 12 minuti sta perdendo per 7-2. Dicevo prima, sfida chiaramente impari con un Carpi che punta decisamente allo scudetto. Si è rinforzato notevolmente, intanto tentativo dell'Ambra con Georgevic, tentativo che non va a segno. Adesso riparte il Carpi che manovra sempre con il centrale Carrara, la palla sulla sinistra, poi di nuovo a destra su Pieracci, tentativo di tiro da lontano da parte di Bjarević che non va a segno. Sicuramente un brutto break per l'Ambra appoggio a Caiano. Di nuovo fa girare la palla la formazione di Morlacco, palla al 73 Faggi che tenta di accentrarsi ma riceve un fallo. Riparte l'azione per i padroni di casa, adesso in mano a Dei, poi di nuovo Faggi che viene cinturato dagli avversari e intanto riparte il Carpi, c'è fallo, saranno cartellino giallo. Riprende la formazione emiliana, ancora palla per Pieracci, poi Carrara che si è spostato sulla destra, ancora Carrara prova sulle ali, tentativo di passaggio al pivot che non va a segno, di nuovo manovra il Carpi che tiro a sorpresa
che va a segno, l'autore è sempre Carrara, terza rete personale per lui, quindi 8 a 2 il parziale per il Carpi. Riprende il gioco l'Ambra Poggio a Caiano, Maraldi, tentativo di accentrarsi della formazione allenata da Morlacco, di nuovo palla per Maraldi, poi Dei e va a segno Di Marcello, recupera palla e va a segno Di Marcello, che riduce le distanze per i padroni di casa. Ricordiamo che il portiere della Terraquilia è un altro Di Marcello, che lo scorso anno giocava nell'Ambra Poggio a Caiano. Intanto manovra ancora il Carpi, sempre con il forte centrale Carrara, che va direttamente a segno, quarta marcatura per Carrara, che porta i suoi sul 9-3. Veramente un meno 6 per l'Ambra Poggio a Caiano, che forse non si aspettava una partenza così sprint. Era riuscita ai primi 6 minuti ad ingabbiare l'attacco degli emiliani, che poi si sono improvvisamente risvegliati. Tentativo di tiro a sorpresa da parte dell'Ambra, che non va a segno. Comunque ancora la palla è in mano ai biancoverdi, che fanno girare il pallone. Faggi ancora per Maraldi, ma recupera palla il Carpi, Pieracci, poi per il 23 Bearevic. Carpi, che quest'estate si è rinforzato notevolmente con acquisti importanti, fra cui il capocannoniere della scorsa stagione Ceso, anche se non sta giocando tanto. Intanto a rete di nuovo il Carpi, mi sembra che abbia segnato Basic. 10 a 3 per il Carpi sull'Ambra Poggio a Caiano. Ambra che prova a risollevarsi, di nuovo giro palla per i padroni di casa, tiro da lontano e rete per Maraldi. 10 a 4. Maraldi cerca di tenere a galla i suoi. Tanto è uscito il pallone, che è ancora in mano al Carpi. Carpi, Basic. Intanto entra in campo Carrara, autore di 4 reti fino a questo momento, regista della squadra dei biancorossi emiliani. Ancora il Carpi fa girare la palla Bearevic e arriva di nuovo il gol, sempre dalle mani di Carrara, quinta marcatura per lui. 11 a 4 il parziale a favore degli emiliani. Ambra in difficoltà ogni volta che gli emiliani tirano, creano scompiglio nella formazione allenata da Morlacco. Ambra che non riesce a essere incisivo in attacco. Ancora Carpi, che cercava di approfittare di una seconda fase. Carrara per Bearevic. Pieracci, di nuovo Carrara, Bearevic,
e la palla che va al pivot che va a rete, ha segnato il numero 24 Basic, 12-4 per l'Ambra, scusate, per il Carpi. Quindi 12-4 per il Carpi e va a rete l'Ambra. Maraldi, terza marcatura per lui. Di nuovo in fase offensiva il Terraquile a Carpi, fa girare la palla la squadra emiliana. Va a vuoto, tentativo del Carpi. Ricordiamo il risultato, 12-5 per il Carpi, che adesso ha la possibilità di incrementare il proprio bottino, visto che c'è tiro di rigore per il fallo in area dell'Ambra. Sulla palla Basic che realizza, 13-5. Credo sia il massimo, di nuovo massimo vantaggio per il Carpi. C'era stato anche il precedente 12-4. Di nuovo circolazione palla per l'Ambra Poggio a Caiano, che prova ad andare al tiro con Maraldi, che però commette fallo in avanti, contropiede del, anzi seconda fase per il Carpi che va a segno. Quindi gol comunque annullato al Carpi, ma sbaglia, finisce anche l'azione offensiva dell'Ambra e di nuovo in mano la palla al Carpi. Dicevo, più che contropiede bisognerebbe parlare di seconda fase, si parla di seconda fase nella palla a mano. Fermato, sentito il fischio. Riprende la gara dopo la pulizia del campo, di nuovo il Carpi a manovrare. Ricordiamo il punteggio 13-5 per la formazione allenata da Serafini. Veramente una squadra compatta, molto forte in difesa e spietata in avanti, che per ora l'Ambra non è riuscito a frenare, se non nei primi 6 minuti della gara, che erano fermi sullo 0-0. Intanto rigore, nuovo rigore per il Carpi. Sulla palla il numero 23 Bearevic, che va a segno. Bearevic, massimo vantaggio per il Carpi con Bearevic. Riprende intanto l'azione offensiva dei padroni di casa, che fanno girare palla. Sempre il centrale Maraldi regista. Intanto perde palla De Stefano, riesce comunque a recuperarla. Prova di nuovo con Carmignani, poi per Maraldi, Carmignani, Dei, Carmignani non riesce a tirare, viene frenato.
Intanto c'è un cartellino giallo per un giocatore del Carpi, ma la palla quindi ancora a mano a all'Ambra. Maraldi ancora per Carmignani, che tenta il tiro potente ma viene parato dal portiere del Carpi. Di nuovo azione offensiva per l'Ambra, di nuovo tira da lontano Carmignani, ma non va a segno. Credo ci fosse anche un fallo. Riprende l'azione l'Ambra, appoggia Caiano. Maraldi, che aveva fintato un sottomano, la palla per Carmignani. Dei, time out. Avevi già fermato? Perché no, ho detto dopo time out. Però ho detto time out. Ah, perfetto. Quindi appena senti il fischio parti, sì, hai il fischio, senti il fischio. La partenza. E secondo tempo della partita valevole per la settima giornata di Serie A di pallamano fra Ambra e Carpi. Ricordiamo, il risultato è di 16-8 per il Carpi. Ricordiamo anche brevemente i marcatori per quanto riguarda la gara: Ambra, Poggia, Caiano, Trinci 1, Di Marcello 1, Maraldi 4, Carmignani 1, Giorgevic 1. Per quanto riguarda il Carpi, Giannetta 1, Carrara 4, Bearevic 5 e Basic 6. Intanto è terminata l'azione offensiva dell'Ambra Poggia Caiano e in avanti c'è il Carpi che manovra con Di Matteo per Bearevic, poi per Carrara, ancora Pieracci e poi Bearevic. Carrara, si scambiano i due, Carrara, ancora Bearevic. Carpi aumenta il ritmo, prova il tiro da lontano con Bearevic che non va a segno. Riparte l'Ambra, appoggio a Caiano con Carmignani, poi va a rete l'Ambra, dovrebbe essere Maraldi, anzi si tratta di Di Marcello il marcatore, quindi meno 7 per l'Ambra Poggio a Caiano in questo secondo tempo. Quindi ricordiamo Di Marcello,
altra rete, seconda rete per lui. In avanti di nuovo Carpi, palla parata e riparte in velocità l'Ambra, un Ambra che è tornato in campo molto più deciso rispetto alla prima frazione di gioco. Intanto c'è fallo per il Carpi, dicevo un Ambra più deciso, un Ambra intenzionata a comunque uscire a testa alta dal pala estra. Al tiro va al segno il numero 19 Georgevic, quindi 16-10 marcatore Georgevic per l'Ambra Poggio a Caiano. Tanto c'è la pulizia del campo. Riprende il gioco, il pallone in mano al Carpi che fa girare la palla, e allora abbiamo Pieracci, poi Bearevic, ancora per Carrara, Basic, Bearevic, tentativo di penetrazione e va a segno l'Ambra con il numero 9 Giannetta alla destra. In avanti l'Ambra che prova a passare la palla al pivot, ma viene fermato. Ripartirà appunto l'azione offensiva dei padroni di casa, che fanno di nuovo girare la palla con Maraldi per Georgevic per Carmignani, poi recupera Dei, Georgevic per il pivot, ma c'è fallo e sbaglia completamente Gianni Dei. Era andato sotto porta, praticamente a porta incustodita, a tiro a sorpresa, ma sbaglia. Intanto pulizia del campo. Riprende il gioco, ricordiamo 17-10 è il parziale a favore del Carpi, più 7 quindi per gli emiliani, che fanno di nuovo girare palla. Bearevic, tentativo di passaggio al pivot Basic che non va in porto, ma il Carpi potrà contare su un tiro di rigore sulla palla. Bearevic contro Trinci, para Trinci, rigore parato da Trinci. Sentiamo l'entusiasmo del palestra per il rigore parato da Trinci. Riprende l'azione offensiva del Carpi con Bearevic, poi per Carrara. Bearevic perde palla, la recupera Carmignani, si invola Carmignani, no! Il tiro di Carmignani non va a segno, parato dal portiere avversario, ma intanto si è fatto male il giocatore poggese. Abbiamo l'intervento dei sanitari, abbiamo visto cadere dopo l'azione involata. Intanto c'è un cartellino rosso all'indirizzo, se non mi sbaglio, del numero 20 Opalic.
Carpi va a protestare, ma si è veramente fatto molto male il giocatore dell'Ambra Carmignani, che viene portato fuori dal campo dolorante al braccio sinistro. Brutta tegola quindi per l'Ambra. Carmignani è uno dei giocatori più rappresentativi. Chi ha dato il rosso? Visto numero 6 Chieracci, Maremma, fattura, non si sa ancora. E non si sa ancora, non abbiamo ancora notizie certe sulle condizioni di Carmignani. Potrebbe essere una frattura al braccio sinistro per lui, ma intanto prova il tiro Giorgevic. E dicevo, per Carmignani potrebbe trattarsi di una frattura, e lì in panchina con si sta toccando il braccio sinistro. Intanto il Carpi riprende il gioco. Basic per Bjarević, prova il tiro, viene intercettato dalla difesa poggese. Bjarević per Carrara, tiro che non va a segno. Comunque mi stanno dando buone notizie, probabilmente nessuna frattura per Carmignani. Intanto prova il tiro Bjarević, ma che si spenge sulla traversa, ma ancora la palla in mano il Carpi. Time out intanto chiesto per pulizia del campo. Fortunatamente niente di rotto, dicevo, per Carmignani. Ricordiamo anche il risultato, 17-10 per il Carpi, che adesso sta manovrando in attacco e va al tiro e segna il numero 23 Bjarević. Ancora un gol per lui, credo sia il sesto. Fa girare la palla il Prato con Maraldi, poi Giorgevic, ancora Maraldi per l'ala Dei,
Georgevic per il numero 7 De Stefano. Intanto ha recuperato palla il Carpi e si appresta a fare l'ennesimo tentativo in avanti. Giro palla per la formazione emiliana allenata da Serafini, ricordo finora imbattuta in 5 giornate di campionato. Tentativo di tiro da parte di Ceso che non va a segno, riparte in avanti il Prato che va a segno invece con il numero 13 Maraldi, quindi Ambra che riduce di nuovo le distanze. Adesso la partita è sul 18-11 quando siamo all'ottavo minuto del primo tempo. Carpi in azione offensiva, fa girare la palla Carrara poi per Ceso che è entrato in campo da pochi minuti al posto dell'espulso Chieracci. Intanto fallo per Lambra, riprende il gioco il Carpi ma viene richiesta di nuovo la pulizia del campo. Di nuovo Carpi in fase offensiva, prova il tiro il numero 18 Carrara, tiro respinto dall'Ambra che tenta di andare avanti e segna con Dei. Gianni Dei, seconda rete per lui, esplode il palaestra, 18-12 Gianni Dei. Ma sono ancora 6 le reti che separano l'Ambra dal Terrafilia che di nuovo imposta la sua ennesima azione in avanti. Adesso viene murato Molina e Dei prova di nuovo un'altra rete in contropiede che riporta in partita Lambra Poggio a Caiano, quindi 18 Carpi, 13 Ambra Poggio a Caiano quando siamo quasi al decimo minuto del secondo tempo. Intanto due minuti viene richiesto il rigore per il numero 73 Faggi che esce dal campo e adesso inferiorità numerica per l'Ambra Poggio a Caiano. Carpi che di nuovo imposta un'altra azione offensiva sempre con Ceso e va a rete il numero 9 Giannetta e di nuovo il Carpi si porta più 6 quando siamo al decimo minuto. 19 per Carpi, 13 per Lambra che in questo momento sta attaccando. Ricordiamo anche le reti, le marcature per i padroni di casa: Trinci 1, Di Marcello 2, Dei 3, Maraldi 5, Carmignani 1, Georgevic 1. Va al tiro intanto Maraldi, ma palla che viene facilmente intercettata dal portiere avversario e contropiede degli ospiti che vanno di nuovo a segno con il numero 24 Basic e si portano a +7. Sembrava che Lambra
si fosse riportata in partita, ma poi sono arrivate, è arrivato questo 2-0 per il Carpi. Intanto prova il tiro Giorgevic, avrebbe segnato, ma il gioco era stato interrotto dal direttore di gara. E intanto va giù Maraldi, invita Basic, lo invita a rialzarsi, come dire, stai fingendo. Intanto viene richiesta la pulitura del campo. Agile un po'. Riprende il gioco Lambra, Maraldi, poi per Giorgevic e poi ancora Gianni Dei. Maraldi, tentativo di passaggio all'ala, ma stasera De Stefano non sta facendo proprio una gara eccellente. Intanto risponde il Carpi, che va a rete con il numero 9 Giannetta. 21-13, più 8, di nuovo sul più 8 gli ospiti, e quindi ormai credo che sia veramente difficile per l'Ambra Foggia Caiano poter ribaltare questo risultato. Manovra di nuovo Dei per Maraldi, poi Giorgevic prova il tiro e va a segno. Seconda rete di Giorgevic, 21-14 al 13° minuto del secondo tempo. Carpi in avanti, solita circolazione, palla, prova il tiro Ceso, è andato a rete il Carpi, ma l'arbitro aveva fischiato, aveva fermato l'azione, quindi comunque la palla è ancora in mano al Carpi, che riparte di nuovo con Carrara per Ceso, di nuovo Carrara, ma recupera palla Lambra. Chiaramonti per Giorgevic, prova il tiro Giorgevic, è completamente fuori misura, fuori bersaglio per Giorgevic, che aveva provato questo tiro in velocità, forse ci ha messo troppa foga. Intanto palla a Maraldi, poi Giorgevic, Maraldi, nuovo circolazione Dei, circolazione palla per Lambra. Giorgevic che prova di nuovo il tiro, ma che si spenge sul palo. Seconda fase del Carpi, ma risponde subito il Prato con un'altra seconda fase. Palla Ambra Poggio a Caiano in avanti, fanno girare la palla Giorgevic, poi Maraldi, poi Chiaramonti, e tiro fuori misura di Marcello. In avanti di nuovo il Carpi, fortunatamente il tiro si spenge sulla traversa, dicevo prima non Chiaramonti ma Faggi. Rapido capovolgimento di fronte con Maraldi, prova il tiro di Marcello, fuori bersaglio
Maraldi, Djordjevic, Djordjevic prova a centrarsi, va e Djordjevic. 21-15. Nuovo Lambra segna un 2-0 e si riporta a meno 6, ma il tempo è poco, mancano 15 minuti, può succedere di tutto, questo sì, ma insomma non è una partita facilmente rimediabile per l'Ambra Foggia Caiano. E intanto Carrara fa girare palla per Ceso, Ceso per Carrara, tentativo di sottomano fermato, fermato dalla difesa dell'Ambra, di nuovo tentativo in avanti per il Carpi che va fuori bersaglio. Viene battuto un angolo per il Carpi che prova con Di Matteo, contropiede, seconda fase per l'Ambra, Maraldi che non riesce il passaggio, dicevo, a Di Marcello. Ambra che oggi non in grande spolvero, ma anche perché il Carpi è veramente uno squadrone, dicevo all'inizio, una squadra che mira indubbiamente a ottenere il tricolore, quindi era chiaro che non sarebbe stato facile per l'Ambra Foggia Caiano. Intanto fallo e due minuti, di media due minuti, il numero 5 del Carpi, Di Matteo, due minuti per lui, mentre Pieracci è stato espulso. Ambra Foggia Caiano che ricordo viene da 4 vittorie su 5 partite, sconfitta dalla Romagna. Intanto va a rete Djordjevic, quarta rete per lui, quindi 21 Terrapila Carpi, 15 Ambra Foggia Caiano, 16 anzi, 21-16, quindi era da tempo che l'Ambra non andava al meno 5. Intanto è stata richiesta la pulitura del campo. Riprende il gioco, non è stato dato il gol all'Ambra, quindi ancora il risultato è 21-15 per il Carpi. Carpi che va di nuovo in avanti con Carrara che fa girare la palla per Basic. Viene fermato il numero 14 Molina dalla difesa dell'Ambra. Tentativo di ripartenza dei poggesi, ma l'arbitro aveva già segnalato il fallo. Di nuovo circolazione, palla per il Carpi con Carrara che viene fermato. Sono Thank you.
c'è stato parecchio silenzio? No, no. Ah. Prende il gioco per il Carpi con Ceso, tentativo di tiro che va a finire sul palo, ma il Carpi ha ancora il pallino in mano e prova l'azione offensiva, ma viene fermato da Chiaramonti e sottomano di Carrara. Parato da Trinci, riparte Lambra, riparte con Maraldi, Dei prova il tiro, non va, come direbbe Piccini. Azione del Carpi con Opalic, poi di nuovo si sistema l'attacco Emiliano. Ceso, poi per Di Matteo, per Beharević di nuovo, poi al 24 Basic. Aveva già cominciato la ripartenza Lambra, appoggio a Caiano, in realtà c'era stato fallo per i locali, di nuovo circolazione palla per il Carpi, Beharević per Ceso, di nuovo Beharević, prova il tiro sul fondo, riparte Lambra, Maraldi per De Stefano, recupera Dei, prova il tiro, ma l'arbitro aveva già fischiato. Ancora il risultato fermo sul 21-15. Siamo, ricordiamo, al 20° del secondo tempo, mancano 10 minuti alla fine. Certo, un più 5 a favore del Carpi, piuttosto pesante per la formazione di casa. E riparte Lambra, appoggio a Caiano con Giorgiovic, prova il tiro, Chiaramonti, parato dal portiere Malavasi. Intanto riprende il gioco, palla in mano al Carpi, ricordiamo il risultato è di 21-15 quando siamo al 21° minuto del secondo tempo. Di nuovo giro palla in attacco per il Carpi, Carrara, palla di Matteo, viene fermato il gioco e vengono dati due minuti a Chiaramonti. Due minuti per Chiaramonti, inferiorità numerica per Lambra. Intanto viene di nuovo chiesta
la pulizia del campo. Riparte l'azione del Carpi con Carrara, Carrara per Ceso, Ceso e va al tiro, ma viene parato dal portiere Trinci. E il gol però è stato concesso, aveva superato la linea, quindi Carpi 22, Ambra 15. Ambra fa girare la palla a Giorgevic per Maraldi e va a segno l'Ambra, ma c'è un giocatore dell'Ambra a terra, vediamo di chi si tratta, non riesco a leggere il numero. Allora si trattava di Marcello, a terra appunto Di Marcello, si riprende sul 22-16 per il Carpi. Nuovo circolazione, palla in avanti, Carrara, Ceso, poi sulle ali e poi ancora Ceso, Ceso che prova il passaggio al pivot che viene fermato in aria, credo sarà tiro di rigore. Tiro di rigore per il Carpi che si appresta a batterlo con il numero 18 Carrara. Carrara contro Trinci e segna Carrara. 23-16 dopo 20, quasi 23 minuti. Adesso è il Poggio a Caiano in fase offensiva con Dei, Giorgevic, Maraldi, Maraldi per Di Marcello, anzi De Stefano. Recupera comunque palla l'Ambra con Giorgevic, Giorgevic per De Stefano. De Stefano per il numero 17 Ballini che è entrato in questo momento in posizione di centrale, poi Maraldi, Maraldi si scambia con Giorgevic e perde palla l'Ambra, recupera il numero 18 Carrara che va a segno in seconda fase, 24-16 per il Carpi e mancano 6 minuti alla fine. Brutta tegola, ma comunque insomma è una partita che si può dire ormai conclusa, ormai il risultato sembra favorire il Carpi che è sul più 8 e ormai forse solo un miracolo potrebbe salvare l'Ambra. Avanti il Carpi che manovra con Carrara, Ceso, Ceso all'ala
di Matteo, che non riesce però a dare a segno. Riparte in seconda fase il Prato, ma anche in questo caso tiro murato dal portiere avversario. Recupera palla Cesso e va a segno il numero 18 Carrara. In questo momento sono di nuovo gli ospiti, sono di nuovo sul più 9. Time out richiesto dalla panchina dell'Ambra. Palla all'Ambra, siamo sul 25-16 al 25esimo del secondo tempo, mancano 5 minuti alla fine e il Carpi vince più 9 qui all'estra palaestra di Prato. E di nuovo seconda fase per il Carpi, che va a segno con il numero 17 Beltrami. A questo punto il Carpi ha messo in campo a posto per il portiere Trinci, che aveva avuto uno scontro di gioco. Di nuovo l'Ambra che manovra, in questo momento comunque c'è il massimo vantaggio per il Carpi, 26-16 il vantaggio degli emiliani. Intanto Djorkovic, Maraldi perde palla, la recupera il Carpi con il numero 5 Vaccaro. Anzi, si tratta di Di Matteo che va a rete per il Carpi, più 11 per loro. Stanno segnando, diciamo, anche le seconde linee. Intanto Dei si scambia con il 19 Djorkovic, poi Ballini, in questo momento posizione di centrale. Djorkovic prova il tiro da lontano che non va a segno, recupera palla il Carpi. Il Carpi che ha ancora la palla in mano, la fa girare Cesso per Beharević per Beltrame, Cesso, Beharević, di nuovo fallo dell'Ambra, quindi potrà usufruire di una nuova azione offensiva. Dicevo, massimo vantaggio più 11 del Carpi con palla in mano. Prova il tiro che non va a segno Cesso,
il Poggio a Caiano cercherà di questi ultimi minuti di giocare al meglio possibile, di uscire a testa alta dalla partita, ma bisogna dire che la differenza fra le due squadre è enorme. L'Ambra ha fatto quello che poteva, veramente il Carpi ha costruito una corazzata. Intanto di nuovo gioco fermo per pulizia del campo. Palla in mano all'Ambra, Poggio a Caiano, la palla a Beltrame, poi Giorgevic, fa scorrere la palla la squadra padrona di casa, tiro da lontano di Maraldi che va a segno. Oggi 6 reti per all'attivo di Maraldi. Ma comunque insomma il Carpi conduce ancora più 10, Ceso, Bearevic, scusate, tentativo di tiro al volo di Matteo, tiro in salto che non va a segno, riprende di nuovo la trama dell'Ambra, Giorgevic, poi Ballini, ancora Ballini, Giorgevic, palla che rischia di uscire, riprende il bandolo del gioco il Carpi che però perde palla, Ambra Poggio a Caiano in avanti con De Stefano, De Stefano per Giorgevic, Ballini fa girare la palla con tutti i suoi effettivi, l'Ambra, Dei, Ballini, Giorgevic, ancora Ballini, prova il tiro, De Stefano, 27 Terraglia, Carpi, 18 Prato e la gara finisce qui. Applausi comunque per le due squadre. Ricordiamo l'infortunio di Carmignani, adesso andiamo a sentire che cosa si è fatto.